Beh, dopo aver visto la corsa, la podistica, adesso ci immergiamo su un altro, l'altro sport che è il portante, è sempre la gara remiera. Questa gara remiera che adesso vedremo su molta animazione nella zona Palio. Ci sono tutti gli equipaggi che si stanno preparando per la gara che avrà inizio fra poco. Tanto guardiamo il mare sotto di noi, davanti al grande muro di contenimento della terra tarantina, e il loro mare. Un mare trasparente, bellissimo, scogli. E davanti a noi le navi che sono in attesa di imbarco o di caricare o scaricare le merci in predisposizione. Ed ora vedremo una gara che si chiama così, il Palio del Mediterraneo. Molta animazione, sono 8 o 10 mi sembra gli equipaggi presi. Ieri sera mi ha chiamato, ho trovato due ragazzi, siamo io, lui. Imbarcazioni a 10 remi pronte per le sfide che verranno piano piano eseguite. Vediamo la preparazione della prima imbarcazione, la numero 2 e la numero 1, poi cambieranno all'interno ogni volta che finisce la gara, la disfida. Uscire e entra l'equipaggio vincitore del primo turno, che è il Bari. Il Palio si è preparato, esce con l'imbarcazione remi gialli. Vediamo già subito un altro tipo di voga, ora si stanno portando sulla posizione di partenza. Non so se sono tutti in marina oppure marina per... Scoglio, vai ancora. Timonieri al fronte, alzate le mani. È pronta? Parte la seconda gara.
Vediamo. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Parte in questo momento la gara Marina e Taranto. Il Taranto lo vediamo in grande attacco, stanno avendo una remata molto lunga, molto frequente, sono già in boa, gira in questo momento. Gira il Taranto, vediamo, gira anche la Marina. Considerando le distanze, il Taranto sarebbe arrivato prima sulla boa. Il Taranto è già allineato e sta lavorando in maniera eccellente per il primo giro di boa. La barca la vediamo veramente fileggiare in maniera determinante con un baffo di prua e in effetti c'è una spinta positiva su questo tipo di imbarcazione. Vediamo il all'incrocio arriva Taranto sulla boa e la Marina deve compiere il secondo giro che è là in fondo, mentre Taranto si sta avvicinando alla preparazione del secondo giro di boa. Ed eccolo lì sulla boa che sta girando. Gira Taranto, si sta allineando molto velocemente. La Marina gira in questo momento, è sulla boa, fa scavalcare i remi sulla boa, si aiutano ed ecco che riprendono, si sta allineando per ritornare alla... Allora il palio di Taranto sta completando il primo giro. Ed ecco il palio di Taranto, come abbiamo sentito, una barca che sta fileggiando veramente bene, perché vediamo lo alzare l'acqua in prua. Una velocità non indifferente, perché francamente anche la Marina non lascia niente al caso, cerca di tirare mentre allunga il percorso da una boa all'altra. Vediamo se... 3, 18 e 06. È in ritardo sulla... E il Taranto sta iniziando il secondo giro. Inizia il secondo giro, Taranto con questo... La Marina è sul giro di boa. La Marina è sul giro di boa in questo momento. Si addrizza, Taranto sta scendendo alla boa. Taranto è in prima posizione, abbiamo visto già 2.58, è già un tempo.
Taranto in boa, Taranto sta andando veramente forte, anzi diciamo fortissimo, perché ho una remata decisa, forte, potente. Sono barche da 10 metri, da 8 metri mi sembra, con 10 vogatori, un timoniere, e vediamo proprio l'imbarcazione del Taranto che alza la prua, alza il baffo, vuol dire che l'imbarcazione è veramente veloce e carica di una buona spinta. Gira la Marina Militare, gira la Marina Militare in questo momento, esce, si allinea. 5.51.08, ha abbassato ancora, no, forse ha leggermente allentato il suo tempo. 5.58, la Marina sta continuando a tenere, deve completando il secondo giro. Gira Taranto in questo momento. Gira 6.46.03. È già fuori tempo. Taranto ormai ha solamente da completare la sua, con la sua andatura all'ultimo giro, e poi il suo palio. Sentiamo l'incitamento dei FAMS. Taranto è già quasi sul centro del percorso. La Marina è in boa in questo momento, che gira l'imbarcazione, si addrizza. Il Taranto ha già superato il centro, o l'ipotetico centro dove c'è la boa, si sta avventurando all'ultimo giro che dovrebbe fare per terminare. Taranto in boa, Taranto in boa. Si prepara a chiudere la sua gara. Sentiamo le grida sull'imbarcazione della Marina per l'incitamento ai suoi vogatori. E Taranto, guardiamo la prua di questa imbarcazione, veramente eccezionale. Una vogata tremenda, di grande levatura, e li accompagniamo fino al traguardo. E taglia in questo momento Taranto. 8.56.08. E ora sta arrivando in boa l'equipaggio della Marina,
Vediamo il compimento. Sta completando il terzo ed ultimo giro la Marina Militare. Ed ecco, in questo momento chiude. 10 e 19 metri. 10 e 19. Entra l'equipaggio del Taranto. Una vogata eccezionale. Gli equipaggi sulla barca. Io vorrei approfittare per fare un ringraziamento e, se possibile, un applauso alla Polizia di Stato che sta qui nella nostra rada a controllare che i nostri atleti siano tutelati nella competizione. Io non so se la Polizia sull'imbarcazione ci sente, ma noi la ringraziamo per la sua collaborazione. I remi in alto.